Secondo un team di ricercatori dell'Università Tecnologica di Vienna e come si legge sulla rivista Physical Review Letters, per il nostro universo potrebbe valere il principio olografico, cioè tutto ciò che conosciamo sarebbe una proiezione tridimensionale di uno spazio a due dimensioni. Insomma, potremmo vivere in un ologramma e non in un universo a tre dimensioni. Ma cos'è un ologramma? Si tratta in fondo di una figura in 3D proiettata su una superficie a due dimensioni con un'opportuna tecnologia di riproduzione. Ed inoltre, se dividiamo in più parti un ologramma, ogni parte è in grado di ricreare l'intera figura. Questo accade perché gli ologrammi sono costituiti da parti le quali contengono l'intera informazione dell'intera figura. Ciò che caratterizza maggiormente un ologramma è proprio il fatto che tutta l'informazione di una figura tridimensionale può essere interamente contenuta in una superficie a due dimensioni. Quindi, secondo il principio olografico, bastano anche solo due dimensioni per ottenere una descrizione matematica dell'intero universo. Quello che percepiamo come terza dimensione potrebbe essere allora solo la proiezione di due processi dimensionali su un enorme orizzonte cosmico. Gli scienziati dell'Università viennese suggeriscono che il principio olografico potrebbe valere anche in un universo come il nostro. Insomma, il nostro universo potrebbe essere come quegli ologrammi che vediamo sulle banconote o su adesivi abbastanza comuni. Sono in due dimensioni, ma a noi appaiono tridimensionali. Per testare questa ipotesi, il team di ricerca ha lavorato per 3 anni, riuscendo a confermare la validità della teoria olografica anche in un universo come il nostro, e quindi trovando un indizio di potenziale validità del principio olografico. Certo, questo non dimostra che viviamo in un ologramma, ma è un importante risultato che si aggiunge alla crescente raccolta di prove della validità del principio olografico anche per il nostro universo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.